Buonasera cari telespettatori, siamo tornati, ci siamo presi una lunga vacanza, però in questi giorni, in questo weekend, riparte Save Drive Motorsport. Ci siamo persi qualche gara, o meglio, non l'abbiamo potuta commentare in presa diretta, però vedremo di rifarci in queste puntate, riassumendo un po' quello che è successo in queste settimane estive. Direi che la notizia del momento l'abbiamo qui in studio, è la vittoria del primo campionato italiano del 2015, mi riferisco al campionato italiano rally. E lo facciamo e vengo subito a presentarvi, sì, sono sempre loro, alla mia destra, Paolo Andreucci. Ciao Paolo. Ciao. E alla mia sinistra la compagna, nonché navigatrice, Anna Andreussi. Ciao, Ciao Andrea, ciao a tutti. Passano gli anni, lui no, tu rimani sempre giovanissima, in compenso la fila di trofei in bacheca a casa cresce e cresce con trofei importanti. È arrivato il nono titolo per Peugeot, il nono titolo per Paolo, tu un pochino meno, ma la novità nella novità è che lo avete conquistato con delle gare d'anticipo a Udine, nella tua gara. Sì, diciamo che quest'anno è stata una sorpresa perché con due gare d'anticipo non avremmo mai pensato di, di riuscire ad ottenere il campionato piloti perché soprattutto la prima gara in, a casa di Paolo era partita in maniera veramente rocambolesca, con un po' di sfortuna e colpi di scena e un campionato corto con, due scarti, con lo scarto ovviamente ti porta a pensare di arrivare all'ultima gara come l'anno scorso a pari punti, invece le ultime, le ultime gare appunto, durante le vacanze San Marino e, e Udine hanno, ci, hanno, ci hanno dato il favore perché le abbiamo vinte e i nostri avversari ehm, sfortunatamente per comunque qualche, qualche errore ci hanno, ci hanno consentito di portare a casa il titolo. Con due gare d'anticipo, cosa che nessuno si aspettava, tanto che a Udine siamo rimasti tutti un po' certo. sorpresi, non eravamo ancora preparati a, a festeggiare. Sì, direi che di Errori Paolo ne fa veramente pochi. Quest'anno, e come è logico che sia, la Peugeot 208 è cresciuta specialmente dal punto di vista dell'affidabilità e questo probabilmente è stato quel piccolo vantaggio ma importante per farvi arrivare prima all'obiettivo. Beh, sicuramente, grazie a Racing Lion, eh, che, che sa preparare la macchina in maniera eccellente, siamo riusciti a, ad avere un'ottima affidabilità. E nel momento in cui gli altri avversari hanno delle, dei problemi, noi siamo pronti a, a passare avanti. Questa si chiama esperienza, mi, mi dicevano quando ero ragazzino. <ride> Paolo, detto così sembra magari più facile degli anni scorsi. Sì, c'è stato qualche problemino, però di anno in anno i tempi in prova speciale scendono. Siete sempre a lottare all'ultimo secondo, siamo anche reduci dal rally di Roma, che c'è stato dopo Udine, e anche lì c'è stato un duello. Paolo è stato un po' attardato da una foratura, però ve la siete giocata veramente sul filo del decimo di secondo. Le prime prove eravamo tutti molto vicini, poi eh, noi abbiamo avuto questa foratura ehm, gli altri sono stati bravi, hanno lottato fino all'ultimo, è finita proprio a, a secondi, era a decimi praticamente, ogni prova speciale la sfida era a decimi, per cui sempre molto lottata, ma quando diciamo, ci, non ci sono stati problemi particolari per l'uno o per l'altro, l'equilibrio è sempre stato molto, molto vicino. Senti, un anno tra l'altro molto bello in casa Racing Lion, la vittoria nel Junior con Tassone, la vittoria, eh, o meglio, l'ottimo secondo posto in Sardegna in una gara mondiale. Cosa, cosa ricordi con, con maggior piacere in questo 2015 che tra, tra l'altro non si è ancora concluso perché adesso c'è l'ultima sfida a Verona? Ci sono stati dei momenti particolari nel bene e nel male? Ma sicuramente Udine è stata una grandissima soddisfazione perché abbiamo vinto il nono titolo e farlo in casa di Anna, insomma, è, quella è stata una bellissima soddisfazione. L'altra, come, come dicevi prima, è in Sardegna perché al di là del secondo posto finale, ma siamo rimasti in testa praticamente due giorni, eh, due giorni e mezzo, ma la soddisfazione è nella prima tappa quando... Eh, tiravamo, eravamo tutti in lotta e riuscire a fare dei tempi a vincere le prove nel WRC2 anche abbastanza bene, per cui questo vuol dire che il nostro pacchetto, Peugeot, Pirelli, Equipaggio, eh, Peugeot Italia, insomma siamo, anche in, siamo stati competitivi anche in una gara mondiale eh, arrivando in fondo in ottava posizione. Anna, ah no, fortunatamente, e lo dico da, da appassionato da giornalista, almeno il titolo costruttori per ora non lo avete portato a casa. È l'unica casellina bianca ancora da firmare in questa stagione 2015. Sicuramente, Peugeot aritmeticamente ha un vantaggio sul rivale che, tra l'altro, casualmente è Ford che non ha avuto un impegno ufficiale. Eh, che squadrone troveremo in quel di Verona per portare a casa questo? quest'altro all'oro per portarlo qui in via Gallarate in Peugeot Italia. Questo non lo sappiamo, sono, sono scelte e decisioni che, che prenderanno poi i nostri capi in Peugeot Magari Italia, Michele Carlo, Tassone. Genio. Non lo so, me lo auguro e speriamo che ci sia, che ci sia comunque anche una seconda macchina perché fa sempre piacere comunque vedere un giovane eh, che porta punti importanti eh, perché il regolamento per il costruttori è proprio un assoluto a prescindere dall'età e poi c'è il, il secondo punteggio lo porta solo uno junior quindi è importante che ci sia un giovane cosa fai l'anno prossimo Paolo o meglio c'è già qualche pezzo di carta c'è una base, c'è la voglia? C'è la, la, la voglia di, 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 di continuare con, con Pesò e con Pirelli. Poi ecco, ci dovremmo vedere di qui a breve con, con Pesò Italia e vedere di, di mettere giù le, le, le basi per, per l'anno prossimo. Anche perché l'obiettivo sono dei bei numeri pieni. Il decimo titolo, i, possiamo dirlo, i tuoi 50 anni. Ci sono un sacco di, 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 di numeri da, da conquistare. Tanto la voglia, quella mi dici, c'è sempre. Eh, gli avversari stanno crescendo, perciò magari ti impegneranno un po'. Ma ecco, ti rendi conto, durante gli anni, secondo te vai più piano, più forte, usi più la testa, alzi più il piede quando si può alzare il piede? Cos'è cambiato nella guida di Paolo? Poi glielo fa, faccio questa domanda anche ad Anna. Dove ti senti cambiato negli ultimi due o tre anni? Non dico i tempi della 1 Trofeo. Ma guarda, ehm, negli anni eh, fortunatamente mi accorgo di essere sempre migliorato con la guida, anche se chiaramente non è che si può fare passi da gigante. Dal punto di vista eh, dell'esperienza, quello, quello che è chiaramente eh, il settore proprio dove, so, dove sono migliorato è nell'affidabilità. Eh, vale a dire che una volta magari con ecco, ogni non so, succedeva un problema o uno sbaglio ogni 10 gare, ora ecco, siamo a, praticamente eh, che non ci ritiriamo per, per un nostro errore, poi gli errori se ne sono stati fatti, magari la toccatina, la foratura, però eh, diciamo che non ci si ritira per incidente, credo che siamo arrivati, se non per domani, a oltre 60, 65 gare, una cosa, e questo è molto importante per l'affidabilità, per... Per portare punti comunque a, al, al campionato. E per ora è andata sempre bene, poi ecco, dieci anni fa ho detto, eh, come limite massimo, mi sono detto: spero proprio di riuscire a vincere anche il campionato italiano a 50 anni. E l'avevo detto così, ecco, io spero di andare avanti altrettanto. Beh, condivido. Ricordo questa frase, me la ricordo detta Canti una bicchieri. decina d'anni fa, quando ha detto io voglio vincere il campionato a 50 anni, io mi sono fatto una risata. Sì, anche, chi, anche chi era lì nella sì. serata, ci siamo tutti messi a ridere. Quanti bicchieri vuoti c'erano? C'era una lunga fila sul tavolo. <ride> quando l'ha detto? Sì, ma erano i nostri. Lui non aveva ancora bevuto. Evidentemente. <ride> e, e caratterialmente, com'è questo. Anziano da, è migliorato un po' caratterialmente o no? ormai non? No, non è vabbè, più è chiaro che uno peggiora, no? Invecchiando peggiora. Quindi, eh, tutti gli spigoli non è che si arrotondano, anzi, <ride> diventano aculei. Però mh, sono, sono comunque punti di forza del carattere di Paolo. E tu hai voglia di tirare un pochino il fiato? O? È già un po' di tempo che, che penso. Senza, senza di lui probabilmente avrei, avrei smesso, devo dire, grazie a lui. Eh, perché come faccio? Non, non potrei mai dire basta, ti lascio finire, concludere la carriera con un altro un navigatore. Non, non potrei mai magari bisogna aspettare che l'amico Popi Amati vada in pensione come direttore sportivo tu diventi il suo direttore sportivo e Popi ritorna sul sedile <ride> e, e troviamo, e troviamo un, se non sei gelosa, una giovane, una giovane ragazza bene, Però in attesa di vedere magari Paolo Andreucci e Anna Andreussi alla prossima Dakar su una Peugeot indubbiamente un grosso in bocca al lupo ricordiamo, campioni italiani rally 2015, per la nona volta Paolo, per la nona volta Peugeot, non tutti con Paolo, 7-8 per Anna? 8 e mezzo. 8 e mezzo, perché indubbiamente Anna è più giovane, non aveva ancora la patente quando Paolo ha <ride> iniziato a correre. Eh, grazie di tutto grazie lo spettacolo che ci offrite e grazie. un in bocca al lupo per Verona.